Allora, oggi voglio seguire una routine, una routine workout di Chloe Ting, che io devo ammettere non conosco e nonostante lei poi abbia milioni di follower, però io non la conosco, ma ultimamente mi capita di vedere le anteprime di video, che comunque poi non apro perché non ho tempo purtroppo di seguirli. Di persone che decantano tutte le grandi trasformazioni fisiche che hanno subito seguendo i suoi workout. E quindi la cosa mi incuriosisce, visto che io comunque mi alleno quotidianamente, mi piace l'allenamento, mi piace lo sport, e quindi ho deciso oggi di provare a fare questa routine di mezz'ora di allenamento ad alta intensità total body. Non ho visto il video, quindi non so di cosa si tratta, spero di non fare figuracce e di dirvi insomma cosa ne penso, perché se comunque mi piacerà, sarà sicuramente un altro canale da aggiungere a quelli che già seguo. Vi ricordo che potete iscrivervi appunto al mio canale cliccando sull'apposita campanellina per ricevere le notifiche sul tasto iscriviti. E di seguirmi sui social, ovviamente, dove posto praticamente tutti i giorni, soprattutto su Instagram. E quindi niente, iniziamo con questo workout che un po' mi incuriosisce, però un po' mi mette anche ansia, perché non so cosa aspettarmi. Ma iniziamo a faticare, a sudare e a sentirci in forma.
visto con la videocamera, perché a parte che dà batteria scarica e quindi non regge, tra l'altro ho dovuto anche importare dei clip registrati finora perché anche la card è piena e quindi niente. Mi tocca finire l'allenamento con la vecchia videocamera che fa pena, lo so. Tra l'altro anche questa ha la batteria un po' scarica. Comunque, tanto è rimasto poco di allenamento. Finisco con questa e poi vi dico cosa ne penso.
nonostante gli imprevisti, quindi mi sono dovuta fermare, però altrimenti insomma ce l'avrei fatta a finirlo tutto di seguito. Allora sono a mezz'ora e ogni esercizio dura 30 secondi ed è stile Tabata, no? Con dei piccoli circuiti ripetuti, con le pause. E, che dire, cioè, non è molto diverso da quello che faccio abitualmente, nel senso che alla fine gli esercizi per tonificare il corpo più o meno sono sempre gli stessi. Però, ok, qualcosa di diverso, c'è un'istruttrice diversa, sequenze magari diverse dal solito, qualche esercizio nuovo, ma insomma non più di tanto, una variante diciamo di quelle che faccio di solito, però devo dire che l'allenamento non è per niente male, anche il video è strutturato bene perché ci sono anche le indicazioni per farlo nelle versioni semplificate per chi magari non ce la fa o ha problemi o chi è comunque agli inizi, e quindi è fatto bene, ovviamente è tutto in inglese e c'è il tempo che scorre, quindi sentite il tempo, sentite quando inizia, sentite quando finisce l'esercizio. Mi è piaciuto, sicuramente farò altre routine, altri video di questa ragazza, mi piace. Ovviamente ciò che secondo me manca, però quello si farà a parte, è il riscaldamento iniziale e lo stretching finale. A me piace seguire video che siano comunque completi, dall'inizio alla fine, quindi con tutte le fasi dell'allenamento, dal riscaldamento allo stretching, però vabbè, quello si può fare anche a parte. Ora, nonostante gli imprevisti, nonostante il cambio di videocamera, di cose, vedo come montare questo video, non so se terrò la lunghezza standard o lo velocizzerò, boh, mi vedo in fase di editing. Sicuramente ci metterò sotto una musichetta un po' carina, speriamo. E quindi niente, io vi ricordo di seguirmi sui social, ci tengo tanto, soprattutto Instagram, e niente, ci vediamo al prossimo. Ah, se avete qualche routine particolare di cloeting che volete che io faccia, che io provi, che magari ecco, a voi è piaciuta particolarmente, ditemelo che lo faccio. E niente, alla prossima, ciao!